è un'iniziativa senza precedenti dei sindaci d'Italia, che oggi a mezzogiorno tutti uniti per esprimere cordoglio e vicinanza ai familiari delle tantissime vittime, per stare vicino soprattutto alle comunità locali che più sono state martoriate e per dare un segnale di fortissima vicinanza a chi in prima linea, soprattutto medici e infermieri, stanno lottando contro questa terribile epidemia sanitaria. I sindaci rappresentano la tenuta democratica del Paese, lo vogliamo dimostrare con un senso di unità fortissimo, a dimostrazione che non molliamo, che resistiamo e che vinceremo tutti uniti questa durissima guerra. Lei è stato per un minuto qui davanti al comune, da solo, in silenzio. Le posso chiedere una cosa che le è venuta in mente in questo momento? Mi è venuto in mente che nei momenti difficili bisogna trovare la forza di lottare. E l'Italia in questo momento dimostrare di essere un grande paese, un grande popolo. E Napoli lo sta dimostrando. Sindaco, che cosa vorrebbe dire ai suoi cittadini in questo momento difficile, sia dal punto di vista sanitario che sociale? Di non mollare, di resistere, di rispettare le prescrizioni e che vinceremo questa guerra. Io ne sono sicuro e che anche la mia città, la nostra città, sta dando prova di grande maturità e responsabilità. Lei è preoccupato per la tenuta sociale al sud, viste le condizioni purtroppo non floride, il lavoro nero che spesso, come sappiamo bene, non è una scelta ma un obbligo quasi, perché non c'è tanta alternativa. È preoccupato? Ma non è un tema solo del sud, io sono non preoccupato, io sono certo che all'epidemia sanitaria siamo già all'epidemia sociale ed economica. Anzi, la nostra città, grazie alla costruzione di una rete di solidarietà capillare, sta finora impedendo che un dramma sociale diventi questione di ordine pubblico e questione criminale. Dobbiamo però essere tutti rapidi, perché in questo momento rapidità, concretezza ed efficacia possono contrastare la rapidità, la concretezza e l'efficacia degli usurai e dei criminali. Quindi adesso è un'altra grande battaglia che dobbiamo combattere in questi giorni, non solo quella sanitaria, quella sociale e quella economica, ma anche impedire che tutto questo diventi anche un fatto criminale. Però la città sta rispondendo, anche con le iniziative che abbiamo messo in campo, da primi col Fondo Comunale di Solidarietà, il Cuore di Napoli, il Banco Alimentare di Mutuo Soccorso. Insomma, vedo una città che risponde, le forze di polizia con cui ieri abbiamo fatto un comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica stanno monitorando, stanno evitando che ci sia qualcuno che getta benzina sul fuoco, evitando che ci siano alcune schifezze di esseri umani, se posso consentirmi questa espressione, che vogliono anche in questo momento lucrare sui bisogni della gente. Quindi, però la città sta rispondendo e siamo qua al lavoro. H24, ed è importante anche l'informazione pubblica in questo momento, informazione corretta, perché ci vuole responsabilità, maturità, ma non panico. E anche questo fatto che la città risponde senza panico è un fatto importante. Posso chiedere un'immagine bella di questi giorni che ricorderà, che ricorda particolarmente? È difficile ricordare immagini belle. Vedere Napoli così deserta non è Napoli. Vedere i tanti morti non si possono accettare. L'immagine che ci incoraggia è il grande cuore di questa città. Ma i fondi non sono sufficienti, però noi che siamo abituati a non avere niente, avere 7 milioni e mezzo è meglio che niente. Valgono 3 settimane. Il governo ha detto che poi metterà altre risorse. Non è sufficiente, qua nulla è sufficiente. Se non intervengono sui comuni, fra un po' il comune non ci sarà più, ma mica solo il comune di Napoli, non ci saranno i comuni d'Italia. Se il governo non comprende che se crollano i sindaci crolla il paese, noi non reggiamo. Però è una guerra, quindi combattiamo anche a mani nude. Il comune di Napoli ha trovato delle risorse, stiamo lavorando veramente gettando il cuore oltre l'ostacolo. È un grande lavoro difficile, tanto volontariato, tanti reti civiche, tanto terzo settore. Il governo ha dato un segnale e noi i segnali li sappiamo cogliere, siamo già operativi. Oggi pomeriggio avremo l'IBAN, anzi approfitto per dire a tutte le persone facoltose, alle persone che hanno soldi, questo è il momento di aggiungere alle belle parole i fatti. Quindi ognuno metta quello che può, sapendo che questi soldi saranno gestiti con trasparenza, con mani pulite e andranno nelle case della gente che veramente ha bisogno. Dove andare?
dal tesoriere, oggi pomeriggio daremo l'IBAN e siamo operativi già in settimana con il Fondo di Solidarietà Comunale Il Cuore di Napoli. Il Banco Alimentare invece è già operativo, la base logistica a Mostra Oltremare, già stiamo consegnando una serie di derrate alimentari, medicinali e altro. Il numero, se posso approfittare della vostra cortesia, perché è un numero importante, 081 795 5555, telefonate, messaggi, WhatsApp, perché questo numero censisce anche chi non è censito, perché con questa emergenza non abbiamo solo i poveri già catalogati, ma abbiamo persone anche del lavoro sommerso, di quell'economia dell'arrangiarsi che è tipica soprattutto del Mezzogiorno d'Italia, e noi vogliamo arrivare ovunque. Non è che chi ha lavorato a nero non ha diritto ad avere un piatto di pasta, anche perché il lavoratore a nero è uno sfruttato il più delle volte. Quindi arriviamo e proviamo ad arrivare ovunque, quindi segnalateci i casi, ovviamente da soli non possiamo combattere, però se continuiamo con questo spirito di squadra, Napoli eviterà che la criminalità arrivi prima della gente con la faccia pulita.